manna in piazza e sono la mamma di Jacopo, un italiano in Torinese, che da mesi sta condividendo con il popolo di Afrin le fatiche e la sofferenza della resistenza. È un civile e vicino al Cina. Colgo questa occasione per ringraziare tutti quelli che oggi hanno partecipato alla manifestazione, perché solo grazie a queste manifestazioni noi riusciamo a stare vicino al popolo di Afrin e a sostenere la sua resistenza. Ringrazio perché manifestare è quello che possiamo fare. Dobbiamo combattere con tutti i mezzi a nostra disposizione e manifestare uno di questi. Vi leggerò alcuni piccoli passi che Jacopo ha mandato al giornale, un articolo che Jacopo ha mandato al giornale del Manifesto oggi. Il 4 febbraio 100.000 persone hanno manifestato contro l'attacco militare della Turchia e in sostegno della resistenza delle forze siriane. Quasi tutte le famiglie hanno parenti, amici che stanno combattendo e i giovani che non sono entrati nelle forze militari si rendono disponibili per dare sostegno nelle retrovie. Molti villaggi vicini al fronte sono completamente distrutti. Sono stati evacuati così come le cittadine di Recco e di Dibin per ragioni di sicurezza. Invece a Cinerese gran parte degli abitanti è intenzionata a non andarsene nonostante i bombardamenti. La popolazione evacuata si concentra principalmente nella città di Afrin, ma non scappa dal cantone. Non ho paura. Dove dovremmo andare? Questa è la nostra terra e qua moriremo, dice un'anziana signora. Tanti rispondono in maniera simile, come il padre di tre bambini. Se vengono noi resistiamo. Anche mia moglie sa usare il Kalashnikov. Il conteggio delle vittime civili è di 150 morti e 350 feriti. Non sono civili che vanno al fronte, sono persone principalmente uccise nelle proprie case dai bombardamenti, dice Berta, kurda attivista del movimento giovanile. A Recco, Cinerese e Bibin sono stati colpiti anche i centri di pronto soccorso della Croce Rossa kurda. Ciò che si domandano tutti è che cosa dicono i popoli da fuori, in Europa. La fiducia negli stati non è diffusa. L'esperienza ha insegnato che quelli che non sono dittature hanno comunque contribuito a portare la guerra o a finanziare i gruppi islamisti. D'altronde, la rivoluzione nella Siria del Nord è proprio una proposta di organizzazione della società alternativa al modello statutario. È invece diffusa la fiducia nell'umanità, la speranza che altri popoli dicano, facciano qualcosa in sostegno di altri. L'arrivo a fine gennaio di un'unità JPG di combattenti internazionali, tra cui degli italiani, è stata una notizia sulla bocca di tutti. Il 6 febbraio una carovana di 5.000 persone dalle altre regioni della Federazione della Siria del Nord è riuscita ad arrivare ad Afrin. Le strade della città sono di nuovo invase dalla folla, per dimostrare che la popolazione non ha paura e sostiene la resistenza. Loro hanno l'artiglieria, gli aerei, la tecnologia, ma noi abbiamo il pensiero e il cuore, dice la voce al microfono. Sulle montagne del cantone non si stanno scontrando due eserciti, ma due visioni opposte per il futuro di questa terra. Da 7 anni la rivoluzione ha costruito un'alternativa concreta a una popolazione che non vuole tanto il regime di Assad quanto gli islamisti. La Turchia non è una soluzione per la Siria. La Turchia è il principale problema, sia qua che in altre regioni del Medio Oriente, dice Amodo, giovane arabo che sostiene la resistenza. Da un lato uno Stato autoritario dalle tendenze islamiste, dall'altro una rivoluzione che a partire dalla lotta del popolo curdo è riuscita a costruire un modello di convivenza pacifica non solo tra curdi e arabi, ma tra tutte le componenti religiose, linguistiche.